Ghiera! Vabbè, non è male! Big Jump è un evento europeo che contestualmente alla stessa ora, alle 15 in tutta Europa, ci si tuffa all'interno dei rivi, dei fiumi, delle varie città. Questo per dare un segnale alle istituzioni, a tutti i cittadini, che, per cui i fiumi sono una risorsa preziosa che deve essere tutelata e valorizzata. Qua a Torino abbiamo il Po è un fiume che, nonostante l'apparenza, è un fiume che potrebbe diventare anche balneabile. Aspettiamo e sosteniamo l'amministrazione affinché questo diventi presto un obiettivo da raggiungere. In una giornata all'insegna della natura invitiamo tutti ad aderire a Lega Ambiente, perché è un'associazione che da 30 anni porta avanti queste campagne, è allegra, vivace e lo fa con passione. Oggi è la giornata europea dei fiumi, è una giornata a livello internazionale, a livello di stati membri dell'Unione Europea, dedicata ai fiumi ed è organizzata dalla European Rivers Network. Noi di Vispo siamo qua perché comunque gestiamo un progetto di recupero di macroplastiche e di sensibilizzazione dei cittadini sui problemi dei grandi fiumi, quali il Po e dei suoi affluenti sul tratto torinese. Noi siamo qui sotto la cornice del Big Jump per tuffarci nel Po e lanciare comunque un segnale alle amministrazioni e ai cittadini che del Po non bisogna avere paura. Il Po comunque è una risorsa ecosistemica, ambientale, ricreativa e culturale che va valorizzata. Quindi noi siamo oggi qui per questo, in questa cornice, e siamo pronti a tuffarci dopo aver dato comunque una grossa mano nel recupero delle macroplastiche. E possiamo dire comunque in forma ottimistica che dagli anni 90 lo stato di salute del Po è nettamente migliorato in termini di sostanze inquinanti presenti nello stesso. Il problema rimane quindi non solo estetico ma anche etico. Non piace a nessuno vedere un Po ricoperto dalle macroplastiche. Quello che vogliamo dire noi infatti all'amministrazione è che comunque un Po pulito non è solo una risorsa per l'ambiente, per le persone che tengono alla natura, ma è una risorsa anche in termini culturali e turistici. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare all'amministrazione e ai cittadini è quello di vivere il Po e di non averne paura. Sicuramente questa è la carota, dal lato ci vorrebbe anche il bastone, sicuramente delle maggiori sanzioni per tutti quelli che sono i reati a livello ecologico andrebbero implementate. Quindi questa è, diciamo, un'idea che stiamo discutendo, anche solo il monitoraggio delle sponde tramite dei droni che possano segnalare i movimenti magari sospetti sul fiume e le aree a seguito delle esondazioni che siano più inquinate in termini di macroplastiche potrebbe essere sicuramente utile e con un costo molto ridotto per l'amministrazione. Ai cittadini chiediamo semplicemente, quando fanno i barbecue o quando vanno a farsi magari la birretta sulle sponde, di riportare quello che hanno lasciato. Le uniche tracce che dovrebbero lasciare sono quelle dei loro piedi nel fango e niente di più. Il nostro obiettivo comunque è quello di sensibilizzare il cittadino e di rendere il Po fruibile anche in termini balneabili. Comunque ricordiamo che fino a un secolo fa la gente qua andava fino a Moncalieri in barca, poi si faceva il bagno e ridiscendeva. Ecco, noi vorremmo recuperare questo tratto cittadino. I torinesi non dovrebbero più soltanto pensare all'acqua come andare al mare verso Savona, ma anche capire che il Po è a pochi metri dal centro urbano ed è una delle realtà più belle se vissuta del tratto cittadino. Ho appena fatto la promessa che faccio anche qui che il prossimo anno mi tufferò, perché quest'anno non sono riuscita a attrezzarmi, però è un'iniziativa importante anche perché sensibilizza molto su che cosa è il nostro fiume e cosa significa rispettare questo fiume. Quindi un grazie a questi ragazzi e ragazze che oggi si sono simbolicamente tuffati nel nostro Po, che ha bisogno ancora di molti interventi. Ci sono interventi strutturali da fare e soprattutto ci sono anche interventi culturali. Io ricordo bene, lo ricordo anche qui, quando siamo venuti ormai un anno fa a intervenire sulle famose piante, nonché alghe che avevamo estirpato, avevamo fatto verificato il sottofondo e si parlava circa di 1,5 metri di strato di rifiuti, che sono rifiuti che le persone hanno buttato all'interno ovviamente del letto del fiume. Io credo che gli interventi ce ne siano strutturali, su questo ci stiamo lavorando, ci lavoreremo. Dall'altra parte c'è proprio una questione di sensibilizzazione rispetto a cosa significa avere un fiume e che il fiume è un bene comune che deve essere tutelato.